Ciao ragazzi, benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, Keibar Turok, coltello, secondo me ragazzi, non troppo adatto al bosco che andiamo a vedere insieme. Coltello che funziona veramente bene, eh. Batoning lo fa tranquillamente senza problemi. Il problema di questo coltello nel batoning è proprio il finto controfilo superiore, la bisellatura superiore, ragazzi, la controbisellatura questa, insomma, che arriva veramente fina, potrebbe essere tranquillamente affilata e farci un doppio filo, ragazzi, tanto per dirvene una. Quindi, quando pestate con il vostro bel pestellone, lo andate a disintegrare. Non a caso mi sono portato questo che avevo già usato con il Condor Atrox, e anche lui ha tutta la controbisellatura superiore e mi aveva mangiato completamente il pestello. Ragazzi, poi il coltello funziona. Ovviamente, se dovete andare a batonare per forza, sapete che voi nel bosco il batoning lo fate, ragazzi, funziona bene. Però mano a mano che lo usate il vostro pestello si disintegra, quindi se avete un pestello preferito, ragazzi, non è il coltello adattissimo al batoning. Potete pestare solo qua dietro, ma ovviamente pestando qui andate a maciullare il pestello.
ragazzi, col tagliente convessato è tutta un'altra storia, tutta un'altra storia. Non scivola più sul legno, si fa una bella forza, ragazzi. Si lavora veramente bene, si lavora bene. Col filo originale, sinceramente, non andava così. Al di là del filo ovviamente cambiato, devo dire che non è proprio comodissimo, non mi piace tanto, però secondo me è proprio un parere personale, ragazzi, da mano a mano. Non mi fa impazzire come sta in mano, come si lavora, cioè quando incontrate l'ostacolo duro e dovete spingere, il pollice non mi piace come sta sulla lama, però ripeto, è solamente un parere soggettivo. Ragazzi, all'inglese va, viaggia bene, molto comodo, ho provato anche prima, ragazzi, come avete visto, con sopra il pollice per andare a lavorare un pochino più di precisione. Ragazzi, viaggia bene, all'inglese mi piace parecchio. Fatto anche il ninja alla Matrix, ragazzi. Legno era duro, il filo è perfetto, però non è un coltello da chopping. Se vi mettete a choppare con sto coso, ragazzi, ci mettete veramente una vita. È un buon coltello. Io una fascia d'azione, diciamo, non gliela trovo se non quella combat o per difesa o tattico, chiamatelo un po' come volete, ragazzi. Perché comunque nel bosco, per la caccia ovviamente, perché nel bosco con un controfilo troppo sottile, nel batoning sbriciolate il mazzuolo. Nel chopping non ha massa battente, è un buon coltello, ragazzi. Ripeto, difesa personale che in Italia non esiste. Ricordatevelo, coltello tattico, è un coltello americano, quindi non è fatto ovviamente solo per il mercato italiano, quindi la difesa è sempre contemplata. Però ragazzi, coltello per la caccia, per il bosco, secondo me, per quello che ci faccio io, ha dei limiti che non lo rendono l'ideale. Ragazzi, punta perfetta. Nei colpi la mano potete tranquillamente tenerla così senza nemmeno appoggiare il pollice dietro. Non scappa, è bella fissa, ragazzi, è proprio bella fissa. Adesso ovviamente non si vedrà perché non sarà inquadrata la mano. Vediamo di fare tutto da solo, vediamo se si vede. Ok, la mano non scappa proprio, non scappa, è bella, bella salda, coltello ovviamente. Con la sua forma, ragazzi, adatto molto molto alla penetrazione, quindi manicatura studiata proprio per non far scappare il coltello quando andate a pugnalare gli alberi.
Ragazzi, ricciolini con il filo rifatto convex, vanno da Dio, sono finissimi, veramente prontissimi per essere accesi, ragazzi. Quindi veramente vanno da Dio. Ovviamente non aspettatevi un risultato simile con il tagliente di fabbrica, almeno quello che è arrivato a me, ragazzi, era piuttosto ottuso. Oggi è dura, ragazzi, perché ha appena piovuto. Voilà! E anche oggi ce l'abbiamo fatta, nonostante, ragazzi, abbia appena piovuto. Che palle! Oggi è stata dura, eh? Oggi è stata dura, ragazzi. Però alla fine, con il nostro Firesteel gigante Nerchia di Toro e il nostro Kebar, abbiamo acceso il fuoco. Eccoci qui, ragazzi, appena tornati dal bosco, coltello ovviamente sporco. Vediamo com'è andato. Un pochino ha perso, ve lo dico subito, un pochino ha perso, ragazzi. Togliamo un pochino, ha perso. Comunque ci abbiamo dato, ci abbiamo spaccato, ci abbiamo fatto anche il batoning sul legno veramente duro. Ha perso, ragazzi, taglia ancora bene in alcuni punti, in altri no. Adesso lo andiamo tranquillamente a riprendere e lo facciamo tornare un bel rasoietto. Ragazzi, coltello appena riaffilato, una passatina con la DC4, la parte in ceramica con i nostri cerchietti, e poi una passatina sullo strop con la pasta abrasiva. Ragazzi, il coltello adesso taglia bene, però la tenuta del filo è proprio limitata a quello che avete visto. Sinceramente, mi aspettavo un pochino più di tenuta, ragazzi, un pochino più di tenuta. Ragazzi, sono 150, ma adesso lo trovate a 120 euro di coltello. Diciamo che portate a casa 120 euro di coltello. Eccolo qui, ragazzi, Keibar Turok, lo abbiamo finalmente provato, me lo stavate chiedendo in tanti, lo abbiamo provato. Un coltello, ragazzi, che secondo me con il bosco come lo intendo io, si sposa un po' poco. Questo controfilo superiore, ovviamente non affilato, ragazzi, ma veramente sottile, nel senso che con due colpi di pietra potete andare ad affilarlo, ragazzi. Nel bosco, nel batoning, ha le sue pecche, nel senso che va benissimo, ok, per aumentarne la penetrazione. Però, ragazzi, come ho detto, a meno che voi non andiate nel bosco a penetrare gli alberi per divertimento, qui, ragazzi, se ci andate con il pestello del batoni a pestarci ripetutamente, infatti ho portato nel bosco appositamente il pestello già mezzo distrutto dal controfilo sempre non affilato del Condor Aatrox, era già disintegrato, ho detto vabbè, finiamo di disintegrarlo, e l'ho pestato con quello, perché se avete il vostro bel pestellino, ragazzi, qua sopra ve lo trita. Se andate nel bosco e cercate il pestello nel bosco e non trovate un legno abbastanza duro, pestandolo qua sopra lo spezzate
proprio, quindi non è un coltello adattissimo al batoning, anche se poi nel batoning lavora bene, perché comunque ragazzi i tronconi li ha spaccati, il filo non ha avuto un problema. Il problema è che proprio il controfilo, ragazzi, è lungo quasi tutta la lama e non potete battere solamente qua, che sarebbe l'appoggio del pollice, ragazzi. Non potete battere lì, quindi battendo sul resto della lama disintegrate o spezzate il mazzuolo. L'altra cosa è che è un coltello comunque con una lama importante, sono 16,7, quasi 17 cm di lama, che in arretrata non mi gusta, non si riesce a prendere bene. Lo tenete normale, ci cioè andate a fare le vostre cioppatine, però abbiamo provato a cioppare quell'alberello, ragazzi, ci abbiamo messo un casino. Sicuramente un po' il tagliente l'aveva già perso, però ragazzi, non ha proprio la massa battente, è bilanciato perfettamente sulla finger, come vedete, eccolo lì. Non ha massa battente su una lama leggera, ragazzi, non siete incisivi nel chopping, quindi anche per le cioppatine piccole non è proprio un coltello indicatissimo. Ovviamente poi per fare le punte, i tronchetti e le cose è tranquillamente un coltello usabile. Un coltello sicuramente più tattico, proprio dalla veste un po' tattico, dal disegno tattico, ragazzi, utilizzabile anche a caccia, però non essendo cacciatore non mi esprimo. Qua dovrebbero arrivare i cacciatori e dirmi: guarda, sì perché questo, no perché questo. Io sicuramente, ragazzi, non lo trovo un coltello adatto alle mie esigenze nel bosco. Per me chopping e batoning, ragazzi, sono ovviamente due pratiche da fare sempre, perché mi diverto a fare quello, quindi comunque è un particolare che mi fa scegliere o no un coltello. Poi la linea, ragazzi, la linea può piacervi o no, è una linea un po' tattica, ragazzi. Cosa vi posso dire? Vi do le misure, va, vi do le misure. Coltello nella sua interezza misura 29,4 cm, con questa lama abbiamo detto da 16,7, con tutto questo controfilo superiore, questa bisellatura superiore, ripeto, non affilata, ragazzi, e lo spazzettino per il pollice su uno spessore di 4 mm, quindi anche sottile, ragazzi, rispetto ai kebar che siete abituati a vedere, ragazzi, che sono da 5-6 mm, quindi è più sottile. In acciaio 1095 temprato a 57, quindi 57 solitamente, tipo il BK9 è segnalato come temprato a 58. Probabilmente anche quello ha influito sulla tenuta del filo, non so quanto, ragazzi, però magari un pochino influito. Mi sono accorto proprio che perdeva il filo un pochino più velocemente rispetto ad altri K-bar provati. Il BK9, ragazzi, ad esempio, ci abbiamo buttato giù un pino intero, l'abbiamo stressato a manetta anche con Harry, il filo era un rasoio. Qui, ragazzi, siamo andati a sicuramente tritare dalla legna, anche dura, molto dura, però il filo aveva perso parecchio. Tra l'altro, filo di fabbrica che arriva non affilatissimo, molto aperto. Magari l'hanno fatto così aperto per far tenere di più il filo, però è un scendere a compromessi, cioè mi devo tenere un filo che non taglia per farlo tagliare male sempre. Ma secondo me, ragazzi, con un bel filo così rifatto a specchio, ragazzi, che è spettacolare, secondo me. Tra l'altro è stato un esercizio stilistico. Avevo fatto anche un post su Facebook per chi ce l'ha. Perché quando andate ad affilare questi con la copertura nera, il problema è andare dritti, ragazzi. Se no fate una linea tutta storta e viene una merda. Qui è saltato via nel bosco, questo punto, eccolo lì che lo vedete. È venuto via un pochino di vernice nel bosco. Vernice, tra l'altro, ragazzi, copertura che ha tenuto bene. Ha tenuto veramente bene rispetto al BK9 che si era praticamente pelato metà. Ragazzi, ha tenuto veramente bene. Ovviamente un pochino si è rovinata perché andando nel legno un pochino si rovina. La manicatura è in ultra mid, penso, ragazzi, è plastica, una manicatura in plastica, sembrerebbe quasi FRN al tatto, loro la chiamano ultra mid. Non male, pensavo scivolasse di più, invece non scivola, il coltello ha una bella presa e soprattutto in presa rovesciata, ragazzi, e in presa normale, quando andate a fare gli affondi di punta, visto che il coltello è stato creato ovviamente e lo vedete per penetrare, non avete il problema che la mano slitti in avanti, rimane bella ferma anche senza andare a appoggiare il pollice qua dietro, che tra l'altro è fatto apposta questo punto del codolo, per questa fine del codolo, per andare a creare appoggio per il pollice. Anche così, ragazzi, il coltello non scappa grazie alla sua ergonomia. Manicatura fissata
con i soliti buloni della K-Bar. A me piacciono, ragazzi, grezzi, ma piacciono. Ovviamente potete smontarla per pulire sotto, ma visto che sotto è verniciata allo stesso modo, coperta allo stesso modo, non serve assolutamente, ragazzi, che lo smontate ogni 3 secondi per andare ad asciugare la vernice, che ovviamente non vi ossida. La punta ha tenuto bene, ragazzi. Coltello che è andato sicuramente non è adatto a quello che gli faccio fare io. Foderino, il foderino è intelligente, ragazzi, vi faccio vedere. Allora, il foderino è in plastica, anche qua lo chiamano in un altro modo, ma alla fine è il foderino in plastica. L'aggancio si fa su questo. È molto molto duro, ragazzi, è molto duro. Quindi chi ha paura di perdersi il coltello in cintura, con questo non lo perde sicuramente, ma ogni volta che lo levate, state attenti a non staccarvi i pantaloni. Avete il vostro laccettino, potete chiuderlo tranquillamente e ve lo portate in cintura. Non vi piace il laccettino perché voi volete tenerlo con il techlock. Aprite qua, sfilate, eccolo qua. Togliete il pezzetto, ci mettete un bel techlock e ve lo portate tranquillamente in cintura senza il pezzo in nylon. Tanto il coltello, ragazzi, con un techlock attaccato qui o anche in orizzontale dietro la schiena, andate proprio tranquillamente. Il loghino K-Bar è su entrambi i lati, quindi anche se lo mettete sulla schiena, ragazzi, per destrorsi con l'uscita a destra, vedete lo stesso il bel loghino e potete godere di questo bel loghino. Foderino, ripeto, studiato bene, non mi gusta tanto il materiale, è proprio plastica. Se era in kydex era molto meglio, però ragazzi, l'hanno fatto così, ce lo teniamo così. Un coltello comunque che sta nelle 120 euro adesso, ragazzi, 130, 120, qualcuno lo vende ancora? Non va più a fuoco? Eccolo qua. Qualcuno lo vende ancora a 150, però secondo me è un prezzo veramente esagerato. 150, ci mettete 20 euro, prendete il BK9. Ragazzi, coltello che devo dire la verità, per il mio utilizzo non mi è piaciuto, nel senso che comunque è un coltello più tattico, più militare, chiamatelo come volete. Un coltello che nel bosco va bene, ma se non ci fate quello che ci faccio io, se guardate i miei video e dite io voglio andare a fare il Floriano nel bosco, intanto si emoziona sul Floriano, eccolo lì. Non va bene, ragazzi, perché comunque ha quei difetti che un coltello da bosco non deve avere, secondo me. Se lo volete tenere come coltello da backup, che tenete dentro, tirate fuori, tagliate il panino, tagliate la selvaggina, lo usate come coltello, proprio il coltello che deve fare solamente il coltello. Per i lavoretti di fino, ricciolini e punte li fa tranquillamente. Ricordatevi che la prova l'avete vista con il tagliente rifatto, ragazzi, con il tagliente niente, non gli piace perché mi mette a fuoco i foderi dietro, devo spostarli, ragazzi. Eccoli qua. Dicevo, ricordatevi che qui, ragazzi, il tagliente l'ho convessato, ok? Sono andato a farlo, quindi quando arriva il coltello, ovviamente non potrà essere così affilato come l'avete visto nel video. Niente, non gli piace. Vabbè, ragazzi, ve l'ho fatto vedere prima. Adesso non capisco perché non va più a fuoco, mi sta facendo innervosire mica da ridere. Niente, ragazzi, il tagliente non va più a fuoco perché il mio telefono è del 1800, devo cambiarlo, ragazzi, devo cambiarlo assolutamente, c'è quello nell'armadio che mi aspetta. Lo cambieremo. Comunque, ragazzi, tirando le somme, anche il cane si è inferocito. Passaggio per il cordino, ragazzi, coltello che va bene, ripeto. È un bel coltello, secondo me, però per i compiti nel bosco, per quello che ci faccio io nel bosco, trovate sicuramente di meglio. Andiamo alle conclusioni finali. K-Bar Turok, ragazzi, disegnato da Jesse Yaros, ragazzi, un coltello molto bello esteticamente, però a funzionalità nel bosco io non l'ho trovato così performante. Per quale motivo? Perché il controfilo superiore, che è bellissimo, ragazzi, dona una linea veramente bella al coltello, però ragazzi, lo renderà ottimo per la penetrazione. Però se nel bosco non andate a penetrare gli alberi, ma andate a farci batoning, questo controfilo superiore molto sottile vi spricciola il pestello, ragazzi, ve lo riduce in polvere. Poi la lunghezza è quasi tutta lama, quindi non potete fare altro che battere lì. Tra l'altro, il peso del coltello non è bilanciato sulla lama, anche se avete una bella lama, ragazzi. Nel chopping, come avete visto nell'alberello morto che abbiamo tirato giù, intanto mi cadono le ghiande in testa, ragazzi.
Nell'alberello morto che abbiamo tirato giù non era assolutamente performante, perché comunque non avendo peso non riesce a penetrare. Un coltello bellissimo, un coltello tattico da combattimento, combat, military, chiamatelo come volete, difesa personale, Krav Maga per citare il nostro cicalone. Ragazzi, chiamatelo come volete, però secondo me se dovete andare nel bosco a fare quello che ci faccio io nel bosco che vedete nei video, secondo me non è proprio il coltello più adatto, tralasciando anche il fatto che arriva veramente con un filo pessimo che ho dovuto riprendere completamente andando a convessarlo perché era veramente troppo aperto e non tagliava nulla. Ragazzi, dal K-Bar Turok, dal parchetto del tagliagola è tutto, buona giornata e ciao!